Ciao a tutte ragazze, io sono Cristina e vi do il benvenuto sul canale. In questo video andremo a vedere i vari trucchetti, life hack, per avere una manicure più pulita, più curata e ottenerla soprattutto in più breve tempo. Sono dei trucchetti che secondo me ogni onicotecnica li dovrebbe conoscere. Quindi che dire, iniziamo! E come sempre iniziamo dalla rimozione del vecchio prodotto. Io sul tavolo ho sempre un aspiratore per avere meno polvere in giro, però purtroppo molto spesso capita, anche se abbiamo un aspiratore, ci troviamo la polvere un po' ovunque. Per questo ecco che arriva il primo trucchetto, l'utilizzo delle salvettine umidificanti da posizionare sopra l'aspiratore così che assorbono la polvere che andrà poi a finire in giro. Già incorporato che ha il suo proprio filtro dove andrebbe a finire la polvere. Invece per il nostro life hack abbiamo bisogno di qualsiasi salvettine umidificanti, nel mio caso me ne servono due, li strappo leggermente e copro la griglia dell'aspiratore. Quando lo accendo si vede proprio come la salvettina si fissa senza spostarsi più. Durante la rimozione si vede benissimo come la polvere si deposita proprio sulla nostra salvettina. Finita la rimozione, guardate quanta polvere abbiamo accumulato e la cosa più bella e forse quella più importante è che il mio tavolo è quasi pulito, c'è proprio pochissima polvere. Per questo basta andare semplicemente a buttare via le salvettine e il piano di lavoro è pronto per essere riutilizzato. Ma attenzione ragazze, perché molto spesso purtroppo capita che siamo noi stesse senza che ci accorgiamo che compriamo l'aspiratore sia con la nostra mano che con l'unghia della cliente e per questo abbiamo maggiore dispersione di polvere in giro, quindi fate maggiore attenzione. Sempre durante la rimozione del vecchio prodotto capita che la punta per lo smontaggio si ostruisca, soprattutto se abbiamo un prodotto sia che abbastanza pigmentato, non si è catalizzato bene, oppure può capitare, anche se raramente, con i gel che non si catalizzano nella profondità. E per questo la fresa giustamente si ostruisce. Il processo inizia a diventare fastidioso perché alla cliente li scotta, la superficie non viene rimossa così facilmente come siamo abituati di solito. Per questo, cioè, neanche la punta di fresa non è poi così facile da ripulire. Per questo arriva il prossimo trucchetto, l'utilizzo del bastoncino d'arancio per la pulizia delle frese di smontaggio. E per questo andiamo a prendere un bastoncino d'arancio e lo passiamo in tutte le scaglie della punta di fresa, così che rimuoviamo il vecchio prodotto e la possiamo riutilizzare direttamente. Una volta smontato il vecchio prodotto, passiamo ovviamente alla pulizia delle cuticole, quindi alla rimozione dell'otteriggio. Per questo andiamo a usare una punta diamantata, purtroppo anche questa si ostruisce, soprattutto se abbiamo una cuticola che è molto spessa, che sembra umida. E per non cambiarla tutte le volte che si ostruisce la punta diamantata, ecco che arriva il prossimo trucchetto. E consiste nel utilizzare un vecchio buffer creando dei piccoli buchetti direttamente con la fresa mentre che il micromotore è ancora acceso e così ripulirla. Così possiamo riutilizzarla durante la manicure.
E per evitare che la punta diamantata si ostruisca, soprattutto su una cuticola che è ben elastica, quindi molto probabilmente quella punta diamantata si ostruirà ancora prima, dopo 2-3 passaggi. Per questo ecco che arriva il prossimo trucchetto, l'utilizzo del borotalco in una manicure, e consiste nell'applicare del borotalco normalissimo sulle cuticole e anche nei vali laterali. Lo massaggiamo, così lo facciamo assorbire quello che ne ha bisogno. Dopo, con uno spazzolino, andiamo a rimuovere l'eccesso e ecco che possiamo iniziare il nostro lavoro. E vi posso garantire che la punta diamantata si ostruirà ancora più lentamente. Facendo in questo modo le cuticole sembreranno ancora più secche e per noi onicotecniche sarà molto più facile ripulirle. Il trucchetto con l'utilizzo del buffer per la pulizia delle punte diamantate si intende anche per la pulizia di altre punte diamantate, non soltanto di quella a fiamma, ma perché no anche quella sfera, che generalmente la andiamo a usare per la rimozione delle cuticole oppure come passaggio finale per la lucidatura. Sempre in quel modo, con il micromotore ancora acceso, andiamo a fare dei piccoli buchetti in un buffer che abbiamo magari da tempo che non lo utilizziamo più, così che la punta si ripulisca direttamente durante il processo senza doverla ricambiare. E se sotto mano non abbiamo del borotalco, mica sarebbe un problema. Possiamo andare a utilizzare tranquillamente il deidratante, quello che normalmente la utilizziamo per deidratare la lamina unguale durante una refill oppure una ricostruzione. Il procedimento consiste nell'applicazione del deidratante sulle cuticole e sui vali laterali, così che la secca leggermente e quindi la rimozione avverrà molto più facilmente. Se le cuticole le andiamo a rimuovere con delle tronchesine oppure delle forbicine, non hanno assolutamente bisogno di essere asciugate. Anzi, li dobbiamo andare a umidificare leggermente. Ed ecco che arriva il prossimo trucchetto. E consiste nel umidificare leggermente le cuticole con l'aiuto di un pads imbevuto nell'acqua. Lo passiamo bene sulla superficie delle cuticole, anche nei vali laterali, e le cuticole sembreranno leggermente più elastiche e la rimozione avverrà ancora più facilmente. Per avere un giro cuticole perfetto, una manicure perfetta simile a quella da Instagram, ecco che arriva il prossimo trucchetto. Facendo in questo modo la pelle sembrerà molto più luminosa, molto più liscia, il giro cuticole sarà molto più uniforme. E il trucchetto consiste nell'andare ad applicare del remover sul giro cuticole e poi andare a lucidarlo. Prendo un remover non molto aggressivo e lo applico sul giro cuticole. Lo lascio reagire per circa un minuto, dopodiché prendo la punta diamantata a fiamma di colore rosso che ormai tutti conosceremo e la vado a passare sia sull'unghia per andare a rimuovere magari le pricche o le imperfezioni, sia sul taglio che abbiamo effettuato in precedenza. Oppure possiamo utilizzare un altro metodo, andando a prendere la punta non più diamantata, ma quella in silicone. Il procedimento è sempre lo stesso. Impostiamo il micromotore intorno ai 5-7 mila giri al minuto. Ad esempio, con la punta è molto facile andare a lavorare sotto le cuticole. Però purtroppo anche questa si ostruisce molto facilmente ed è difficile andare a ripulirla. Per questo arriva il prossimo trucchetto, quello di andare ad affilare la punta con l'aiuto di una lima. Con il micromotore ancora acceso, impostato circa a 15.000 giri,
appoggio la punta sulla lima e la vado ad affilare come se fosse la punta di una matita ed ecco che è pronta di essere riutilizzata. Il prossimo step è quello di andare a sistemare la lunghezza di tutte le unghie. E molto spesso capita, soprattutto nelle ragazze che appena iniziano questo bellissimo percorso, di non avere l'occhio allenato, tra virgolette, e di non vedere la differenza tra le varie lunghezze delle unghie. Per questo ecco che arriva il prossimo trucchetto. E il trucchetto consiste nell'andare a utilizzare un semplice compasso, se ce l'abbiamo, perché non utilizzarlo? E andare a misurare le varie unghie e nel tempo sicuramente l'occhio si allena ancora di più e la persona, la ragazza che andrà a fare questo tipo di lavoro avrà l'occhio ancora più allenato e gli verrà molto più facile a vedere in pochissimi secondi quale unghia bisogna andarla ad accorciare. Fatemelo sapere nei commenti il trucchetto che vi è piaciuto di più e perché no quello che magari non conoscevate. Se condividete la stessa mia passione, il mondo delle unghie, il mondo della nail art, il mondo delle scoperte, vi invito a iscrivervi al canale, attivate la campanellina così sarete le prime a ricevere la notifica dell'uscita del nuovo video. E niente ragazze, io spero che il video vi sia piaciuto. Vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!